Allora, siamo al Ninetto Muscolo con il vicepresidente dell'Ocri Giuseppe Arone. Questo ciclo terribile, Bari e Messina, le due piazze più grandi del campionato. A Bari si è perso oggi un punto, ma con degli spunti interessanti. Insomma, qualche gol di troppo è stato fallito. Sì, oggi abbiamo fallito qualche gol, comunque oggi negli ultimi 15 giorni secondo me abbiamo incontrato le più grosse squadre di questo girone, al momento viste per me, cioè, infatti domenica abbiamo incontrato il Bari che non c'è storia e oggi abbiamo incontrato una squadra che secondo me la classifica è bugiarda, cioè una delle più belle squadre che abbiamo visto in questo momento dopo il Bari. Possiamo dire nuovamente che la partita comunque l'ha letta bene Scorrano, perché anche oggi un Locri tatticamente quasi impeccabile, possiamo dire. Sì, Umberto come al solito ha indovinato tutto, ha indovinato dall'inizio alla fine. Siamo stati anche fortunati con il portiere che ha parato un gol, ma poi abbiamo mancato poi a 5 minuti dalla fine quel gol che io dagli spalti l'avevo visto dentro. L'ultima domanda, oggi si dovrebbe lasciare Roccella e si lascia Roccella con un bottino di 14 punti, che sono veramente tanti anche per come è maturata la stagione dell'Ocri. Tornando al comunale di Locri, quali sono le aspettative? Di continuare sulla strada che abbiamo intrapreso fino ad oggi e quindi di arrivare alla salvezza al più presto possibile. Grazie, vicepresidente. Grazie a lei.